fissata la caduta della giunta 30 maggio 2015. E però in quella ultima occasione, diciamo, non si è cominciato a dire che uno dei due meetup aveva meno iscritti per quanto riguardava una possibile votazione che si andava a definire, diciamo che diventava una minoranza all'interno di una possibile lista. Per cui a questo problema che si era evidenziato da parte di uno dei due meetup, e diciamo ci si è arenati, perché poi la proposta era quella o di dividere in due la lista, che forse non era tanto un criterio 5 stelle in questo caso, però si doveva trovare un'altra possibilità. Questa possibilità non si è trovata e si è arenata tutta la situazione. Per cui diciamo che il regolamento che si doveva approvare doveva essere un regolamento che portava a risolvere i problemi, non a crearne nuovi, ma a ingessare magari quello che poteva essere il movimento che doveva comunque andare a fare, a organizzare la lista. Per cui direi che si potrebbe ripartire dalla stesura, da dove ci eravamo fermati, a continuare la stesura delle varie voci che erano rimaste insolventi. Per cui forse si potrebbe rifare, ma se non c'è una possibilità di fiducia e se non si mette magari da parte le proprie mire personali, non so quello che ci potrebbe essere che può andare a bloccare questa situazione, però diciamo bisogna cominciare a fidarci l'uno dell'altro, perché se si deve andare al comune bisogna andarci trasparenti. Per cui se si rimane dietro con qualcosa che magari non viene detto e lo si porta avanti e poi succede che scoppia una bomba di questo tipo, grazie, insomma, Dario. Ci porta a questa ingessatura che c'è stato, per cui si può continuare magari, grazie, a risolvere il problema ripartendo da dove eravamo fermati. Grazie a tutti. Allora, buonasera, io sono Assunta, sono uscita da poco e quando sono arrivata qui volevo capire che cos'era questo movimento. Ho trovato gente molto preparata, ho trovato gente capace di accoglierti, che non è una situazione che si trova dappertutto, e quindi voglio ringraziare in modo particolare Stefano che mi ha portato qua, è stato a destra, stava sul telefono. Stavo ascoltando. Quindi quello che voglio dire, in tutte queste belle cose che ho visto, iniziative eccellenti, persone che sanno parlare, che sanno fare, vi siete, sapete, organizzati, questa è stata una dimostrazione. Che facciamo? Ci perdiamo? Non riusciamo ad organizzarci? Ci mozzichiamo uno con l'altro? Allora tutto quello che ho capito io in questo periodo non è vero, non è possibile perderci così. È proprio, invece l'accordo avete dimostrato che c'è e dobbiamo portarlo avanti, no? È la cosa più naturale del mondo, altrimenti si perdono tutte queste belle teste che ci stanno, tutti questi argomenti che sapete ben trattare. È un peccato, ecco, permettete che ve lo dica una che è da poco, grazie. Va bene, grazie, grazie. Fabio. Buonasera, sono Fabio Gianola, sono nel 256 e da poco anche nel Latino Movimento. Ho partecipato a vari periodi del meetup dal 2007 fino ad oggi, a tempo alterno, diciamo, perché vivevo all'estero, quindi quando potevo. Per me l'importante è il movimento. Quando ho iniziato nel 2007 non esisteva nemmeno la parola, esisteva un gruppo di persone, si raccoglievano le firme per il Parlamento Pulito, che non è ancora stato discusso. Ecco, la cosa che noi dobbiamo capire è che abbiamo tutti le stesse idee in comune. Adesso che si forma un gruppo, due gruppi, tre gruppi, quattro gruppi, secondo, dal mio punto di vista, è dispersivo, perché se si fanno delle iniziative è giusto che più si è e più si possono organizzare meglio gli eventi. Poi il meetup offre degli strumenti che secondo me sono limitati, si dovrebbe pensare a fare magari, visto che ci stanno queste comunali, un gruppo unico anche visibile dal punto di vista del pubblico, perché c'è da fare una campagna elettorale. E l'unica cosa che dico è di andare oltre, cioè di fare un passo. Questa riunione è molto importante per mettere paletti, regole che servono, sono necessarie, ma può darsi che fra un mese
Beppe Grillo pubblica le regole del Movimento 5 Stelle e noi dobbiamo stare a quelle regole, quindi questa riunione è stata inutile. Quindi io dico, andiamo avanti, iniziamo a presentare i nomi, iniziamo, chi vuole farsi avanti si va avanti, e secondo, dal mio punto di vista sarebbe buona anche l'idea di la platea decide un nome, poi se la persona rifiuta, no, non mi voglio candidare, ok, tua libera scelta. Però potrebbe essere un modo, si possono usare tutte e due le modalità, nel senso, sia io mi offro come candidato, io no nel mio caso perché non sarà così, oppure una persona viene scelta dall'assemblea o dai vari meetup e si fa una lista di 20, 30, 50, anche 60 persone, in modo che quando arriverà, è sempre successo così, siamo stati messi un po' alle strette sia con le parlamentari che con quelle europee, che arriva in un giorno, chiudeva la sera stessa, ecco, succederà così ancora, è probabile, quindi dobbiamo essere pronti a anticipare e iniziare a preparare una lista, in una delle dobbiamo decidere qui la modalità in cui va decisa questa lista, però questa lista dovrebbe iniziare oggi, cioè dovrebbero uscire fuori dei nomi oggi secondo me, perché quando arriveranno quelle regole, se arriveranno, può darsi che troppo tardi e arriva il caos di nuovo. E quello che ho visto sempre nel corso della storia del meetup è che quando c'è il caos c'è la distruzione totale, non c'è più l'unione, si sfasciano i gruppi, vanno chi va a destra, chi va a sinistra, su, giù, e questo divide, ci toglie a noi la possibilità, come è successo ad aprile, come è successo in Sardegna, di poi di portare la lista nel momento più critico che il nostro comune sta vivendo, perché a sto giro i voti li prendiamo, perché io ho fatto rappresentante di lista due volte a San Michele, il Movimento è la prima forza politica nel mio borgo, scusate. Grazie. Gaetano. Cioè Gaetano, volevo solo dirti una cosa, Fabio, per quanto riguarda la piattaforma, che tu hai parlato di lavoro, era prevista nella proposta, sia con l'Epovezza che nella nostra emendata, della creazione di un sito, di una piattaforma unica dove convogliare tutti i tavoli di lavoro e renderla anche disponibile all'esterno per dei suggerimenti, creare un forum, insomma, era nel programma. E tocca a Gaetano. Gaetano? Sì, stavo riprendendo a Fabio. No, sarò veloce, io volevo rispondere a Ferdinando in merito, fare un po' chiarezza, perché lo ripetiamo più volte, ma forse è difficile la comprensione del fatto che nel 2013 con le parlamentarie non abbiamo avuto nessun controllo sui candidati, perché non sai dei paletti che sono venuti dal nazionale, che abbiamo detto prima, ma il meetup non ha avuto nessun voce in capitolo, perché potevano candidarsi coloro che avevano partecipato a una precedente tornata amministrativa, punto e basta. Quindi hanno presentato le loro proprie candidature e sono state votate. Quindi il meetup non ha avuto nessun controllo, nessuno ha mai detto che c'è stato un controllo. Quindi questo qua deve essere chiaro. Sulle regionali invece è stato un discorso differente. Sulle regionali ci sono stati dei paletti che poi in qualche modo noi abbiamo integrato, e secondo me abbiamo fatto, diciamo, un buon lavoro, e infatti diciamo che poi le persone che sono state elette, insomma, stanno lavorando bene. Non è che a noi ci va di fare un regolamento per qualcosa in particolare, lo facciamo perché, come diciamo prima, per tutelare il comune, per tutelare le persone, perché sappiamo benissimo quello che sta succedendo nel comune di Latina. Quindi io vorrei però che se ci fossero delle altre proposte vengano comunque fuori in questa assemblea, non so se Ferdinando ne ha qualcuna, cioè portiamole, cioè, non ho capito se la tua proposta è quella di non mettere proprio regole o se comunque c'è da parte tua o da parte insomma di altre persone. No, io ho precisato quali erano i miei paletti che non sono d'accordo. No, ho detto io sono d'accordo in parte a quella proposta. Ah, ok, allora scusami, forse non avevo inteso. Non sono d'accordo con i paletti dei 2 anni e non sono d'accordo con ISVP. Sì, perché non nessuno può certificare che chi mette sì poi c'è realmente. Ok, quindi praticamente quello. Quindi magari è capace, io ci sono stato, esempio, 5 volte, uno ha messo sì 15, invece ci sono stato più io che quello che ha messo sì 15. Quindi la tua proposta è di eliminare 2 anni, perché eliminare 2 anni e quindi aperto a tutti?
Cioè eliminare 2 anni, perché ripeto, se in questo anno si è avvicinato al movimento un attivista che ha qualità buone, che lavora sul territorio, che conosce il territorio, perché non deve candidarsi? Va bene, grazie. Okay. Volevo solo sapere se è d'accordo almeno sulla data limite del 30 maggio. Mi sembra 30 maggio adesso, sì, voglio dire, 2015. 30 maggio. No, beh, chi si iscrive dopo veramente non può più fare, grazie. Ciao, io sono Alessandra Nocella e volevo fare delle precisazioni, sicuramente non necessarie, però ci tenevo. Che il fatto che si parli da un po' di tempo a questa parte di candidature, mi dispiace che passi questo, perché almeno per quanto mi riguarda la cosa importante del Movimento 5 Stelle sul territorio deve essere l'attivismo e non pensare alle candidature, però purtroppo ci si è dovuti confrontare su questo tema, perché era l'argomento che poteva essere dirimente nei problemi che ci sono stati tra il nostro meetup del Grillo e le Cicale, il mio meetup di riferimento, e il 5 Stelle Movimento. Quindi purtroppo adesso l'accento è stato posto sulle candidature e quindi tutte le regole che saranno necessarie per definirle, ma voglio dire che noi, almeno come Meetup, stiamo andando avanti con lavori sul territorio, tavoli di lavoro, iniziative, tra i quali il progetto agricolture, i questionari davanti al pronto soccorso e tanti altri lavori. Quindi io mi arrabbio se sento qualcuno che dice che noi ci stiamo preoccupando solo dei criteri di candidatura. Secondo punto che volevo trattare, allora, che le regole non sono infallibili, sicuramente c'è sempre qualcuno che riesce a bypassarle e tante volte non si ha la persona migliore con l'utilizzo delle regole che si decidono, però ciò non toglie che bisogna azzerarle, perché azzerarle significa che così ne entrano 10 volte di più, quindi penso che si debba lavorare tutti insieme per fare le migliori regole possibili, ma non pensare assolutamente di non metterle, perché come è già stato detto, io non vorrei mai che entrasse in comune una persona che possa rovinare la faccia al Movimento 5 Stelle, cioè nel quale io ci ho speso anni della mia vita, tutto il mio tempo libero, e vedere perso tutto questo mio impegno, io non mi domando allora che cosa ci sto a fare. L'ultimo punto, sempre rispondevo a te Ferdi, se si è avvicinato qualcuno di veramente valido al Movimento 5 Stelle potrebbe dare un contributo, nulla osta che questa persona può rimanere a fare l'attivista come l'abbiamo fatto. Finisco di parlare, poi mi rispondi. Perché come noi abbiamo cercato di incidere sul territorio e tante volte ci siamo riusciti e l'abbiamo fatto da attivista, e penso che sia una garanzia che mandare avanti persone che io conosco, per le quali posso metterci la mano sul fuoco, perché qui in questo contesto non bisogna parlare di fiducia, bisogna parlare di esperienza che tutti possiamo testimoniare, che quelle persone che manderemo, no, concludi. Manderemo al comune, grazie, le abbiamo viste, sappiamo che sono persone competenti, eccetera eccetera. Quindi se si avvicinerà o se si è già avvicinato qualcuno che potrebbe non risultare idoneo alla candidatura, questa persona sarà comunque indispensabile, perché io spero che quando ci saranno le elezioni dopo rimanga qualche attivista. Va bene. Grazie. Grazie. Gregorio però non ha parlato con Parone, allora prima diamo la parola. Sì. Buonasera a tutti. Io volevo sottolineare una cosa importantissima secondo me, diciamo, ho seguito un po' l'oggetto principale, è quello dell'unione tra tutti i meetup, non ho perso quasi nessuna riunione da quando abbiamo
cercato di unificare tutti. Io sono iscritto sia a 5 Stelle del Movimento, che a 256, che a quell'altro di Mariella Pacifico, e non Amici di Beppe Grillo. Quindi un po' ho sondato un po' tutte le mentalità. Quello che mi dispiace è che ho subito intuito e poi ho avuto una conferma che non ci potrà mai essere un'unione, perché c'è troppa differenza. Io sono abituato a vedere al presente e al futuro. Purtroppo nei momenti appena si alzavano i toni nelle riunioni condivise, la prima cosa che usciva fuori era l'accusa del passato, quindi come una grave colpa che alcuni particolari e in particolare si sono presi per i fatti successi tra dicembre e gennaio. Quindi questo sicuramente non è un passo che ha teso la mano in particolare al 256. Anche se a sentirli parlare sembrava, insomma, che tutti questi personaggi avessero la verità in tasca, no? E quello che mi dispiace ultimamente, chiaramente i toni si sono accesi ancora di più, e c'è stato sulla pagina di Facebook che è iscritto ha potuto leggere una sorta di intimidazione, perché innanzitutto sono andati a parlare con, sembra ieri o l'altro ieri, con Roberto Fico a Roma, e sono andati Francesco Ricci e Antonio Saccocci, e si sono portati Giampaolo Fratini, che è un iscritto ma da agosto mi sembra, insomma, più o meno, quindi non avendo nessun titolo, quantomeno di rappresentanza, cortesia, non avendo alcun titolo di rappresentanza, e come noi siamo stati sempre accusati per non aver condiviso scelte di assemblee, in questo caso di altri meetup di recente, e mi sembra che neanche questa è stata una condivisione, visto che il tema che hanno portato a Fico era quello della divisione tra i diversi meetup a Latina. E poi sulla pagina Facebook è uscito che sostanzialmente hanno ribadito, in particolare Antonio ha ribadito agli iscritti di 5 Stelle da fine Movimento, che l'assemblea di questa sera non doveva partecipare nessuno, come è stato deciso in riunione. Allora, se è stato già deciso in riunione questa cosa nel 5 Stelle Latine Movimento, ribadirlo sulla pagina di Facebook io la leggo come un'intimidazione, almeno io. Poi e quindi, insomma, è terribile questa cosa. Io penso che l'unione non ci sarà mai, e quindi penso che dobbiamo fare le nostre proposte. E poi, insomma, Ferdinando Tripodi, insomma, io sono arrivato un po' in ritardo e chiedo scusa, ma quando siamo i figli piccoli abbiamo sempre problemi, però è diventato un uomo di successo stasera, però io lo conosco solo perché ho letto di lui sul giornale, con l'esperienza, no, visto che parlano tutti, insomma, se permetti spendo una parola anche io, quindi con l'esperienza del nuovo centrodestra più del passato. Dobbiamo parlare del passato, ma anche del 256, in cortesia, Battista e Fico mi conoscono molto bene. Io ho disegnato Tripodi, già ho disegnato. No, termina, certo. Quindi questo è il punto. Quindi se io ho sempre in qualche modo avuto una coerenza, una visione del movimento 5 Stelle. Scusate, rispettiamo. Allora, visto che abbiamo anche ospiti, le segretarie degli ex eletti, voglio dire, allora se facciamo il processo alle persone, scusa, di ogni altro, segretarie... No, mi sta facendo il processo, dobbiamo parlare del no, no, cortesia. Ho solo detto che ho letto di te sul giornale, non ti ho accusato di nulla. Ma io ho tanto segreto, manteniamo i toni, manteniamo in modo civile, grazie, grazie. Simone? No. Per cortesia? Simone? Eccomi. Ferdinando, io ti ho segnato, per cortesia rispetta il turno di tutti. Scusa, senti, tocca a te, però devi rispettare gli altri che hanno già richiesto di parlare, grazie. Buonasera, sono Simone Morello, buonasera per chi non mi conosce e ben ritrovati invece per quelli che mi conoscono già. Credo che se ne è parlato abbastanza di questa disgregazione tra diversi meetup o di criteri o regole per le candidature. Volevo solamente fare una piccola
Beh, il mio pensiero poi è questo. Molti giovani, tra virgolette, sono un po' stufi di sentire sempre queste cose. Ho alla gola, cioè come non vorrei che anche il movimento portasse almeno in questo comune, ma me le porto già dalle superiori, dall'istituto, che come questa assemblea qui, anche l'assemblea tra studenti, ne parlavo, proponevo, ma se ne fregavo, giravano le spalle. Ma non era importante, era dentro un istituto, però tra persone civili, adulte, credo che proporle, ecco, già tra noi potrebbe essere fondamentale. Del fatto che i giovani siano un po' stufi è che è vero, perché ne vedo anche pochi anche qui questa sera. Cioè non sto dicendo che io sono anziano e che voi siete anziani, non sto dicendo questo, però vedo pochi giovani. Ho 25 anni e spero che questo comune cambi. Cioè non vedo soltanto il movimento come un logo per elezioni, ma vorrei vedere il logo del Movimento 5 Stelle dietro il sindaco, perché vorrei che il comune cambi completamente. E dicevo che ho dei nodi alla gola, che uno, penso che poi il movimento non lo voteranno chi è o si sente un po' criminale, quindi vedremo se il movimento potrà cambiare in questa città, perché chi è criminale o chi è disonesto non lo voterà, non lo può votare. L'altro nodo è che penso è fondamentale sotto gli occhi di tutti i cittadini la viabilità, quindi le strade, le piste ciclabili e soprattutto i mezzi di trasporto, che ho visto anche ultimamente che fanno letteralmente schifo. Basta. Grazie. Grazie dell'intervento. Pasquale. Buonasera a tutti, sono Pasquale Romisano, sono il 256 del movimento. Devo stare io o devo stare la voce? No, devi mettere il microfono vicino alla bocca. Dunque, allora, no, io volevo dire questo. Io mi sono iscritto nel Meetup 256 nell'ottobre del 2006, quindi sono 9 anni, perché mi è arrivata una lettera che ho scritto al blog e il grillo mi arrivò, mi fece arrivare una missiva, dice guarda che si stanno strutturando a Latina, c'è un Meetup, il grillo, iscriviti e partecipa. Per cui io, che seguivo già Beppe Grillo da qualche anno, ho iniziato a iscrivermi, non partecipavo all'inizio perché la famiglia, il lavoro e quant'altro non me l'hanno dato la possibilità. Poi diciamo che dal 2010 al 2011 ho iniziato a dare un contributo più fattivo. E io non sto facendo un discorso che io sono del 2006, per cui sono un anziano, quindi voglio rispetto, voglio essere... No, io dico perfetto, chi vuole integrarsi si integra, ci sono molti giovani, per cui rispetto a qualcuno che c'è qualche anno di più avrà sicuramente la possibilità, no? Anche nel futuro, anzi spero nel futuro, di dare il loro contributo, no? Anche perché noi abbiamo, mi pare, uno o due diciamo candidature. Dopo due candidature dobbiamo smettere, non è per sempre, quindi noi rotiamo, quindi chi lo deve fare se non lo fanno i giovani? Quindi dirlo oggi, guardate, lasciamo apertura a tutti perché tutti possono partecipare, siamo più bravi, per carità di Dio, tutti sono bravi, io spero che lo possano far vedere con il lavoro, no? Con l'intelligenza, con la politica, probabilmente, che di politica ne vedo sempre di meno, e invece dobbiamo invece cominciare a pensarci alla politica. Quindi io sono per una dichiarazione di voto, perché l'assemblea oggi l'abbiamo fatta perché dobbiamo scegliere un metodo. Qualsiasi metodo nasca democraticamente da qui è un metodo che ha la sua diciamo legittimazione. Grazie. Quindi voglio dire, noi dobbiamo scegliere questo metodo perché il tempo, voglio dire, non è molto. Poi dobbiamo fare un passaggio di scelta dei candidati, poi dobbiamo fare un passaggio con i cittadini di Latina, poi dobbiamo farci certificare questa lista, poi magari avendone altre liste non ci dà il logo, quindi non partecipiamo da nessuna parte, no? Vabbè, c'è anche questo da mettere in campo, però io voglio dire, io voglio essere responsabile con me stesso, voglio essere responsabile con voi, con questa assemblea, voglio essere responsabile con i cittadini latini che oggi non sono qui rappresentati, nel senso che non vengono, ma perché magari ci votano, quindi anche loro stanno qui come anima, come sentimento, quindi noi a queste persone dovremmo dare una risposta, non possiamo dire vabbè io litigo con lui o litigo con l'altro, sì un mese prima, un mese dopo l'RSVP, adesso Cinzia mi dice che mi toglie la parola, perfetto, tutto va bene, però voglio dire a quelle persone che stanno fuori qualcosa li dovremmo pur dire, io vi chiedo responsabilità, ve la chiedo,
Quindi voglio responsabilità sul metodo che sceglieremo, che non sarà buono, diceva Alessandrana, sicuramente non è una regola, sarà buona, sarà meno buona, non lo so, però deve portarci a trovare delle persone che ci possono rappresentare degnamente nel comune, perché già abbiamo fatto magari degli errori nel passato. Grazie, ciao. Grazie Pasquale. Per cortesia, Tony. Salve, sono Antonio, Tony, dipende dalle situazioni. È meglio essere sincero, è la prima volta che partecipo a un meetup, sono iscritto da parecchio, ma ho fatto solo virtualmente presenza, anche perché vivo abbastanza all'estero. Volevo solo dirvi due o tre cose. Mi sembra molto interessante che ce ne siano altri qui a Latina, che ci sia molto più di quello che io vedo qua. Anche se poi da come vi siete scaldati a momenti sembra che questo possa creare anche dei problemi, e va bene. Io vorrei dirvi una cosa: prima di andarmene dall'Italia ho lavorato al Comune di Roma. Le amministrazioni comunali sono una cosa straordinaria, sono lo strumento con cui i cittadini possono rendersi la vita migliore, che immediatamente percepiscono, è inutile che ve lo dica. Quindi mi sembra importante che si lavori, adesso che abbiamo le elezioni qua a Latina, e poi ce ne saranno altre a Norma, dove io vivo, eccetera, capire esattamente che cosa si fa quando si arriva a sedere in consiglio comunale o addirittura in una giunta. Io al Comune di Roma ho visto passare giunte di tutti i tipi, tutti i colori, e gli atteggiamenti, l'atteggiamento è sempre stato quello: arrivavano, si sedevano, non avevano idea di che cosa fare, continuavano a fare quello che era stato fatto prima, cambiava soltanto il giro. E invece le amministrazioni comunali, e ci sono esempi bellissimi negli Stati Uniti, in Brasile, dappertutto nel mondo, basta saper guardare, anche in Italia ci sono amministrazioni che fanno il riciclaggio in una maniera fantastica. Possono essere dei momenti straordinari, noi dovremmo lavorare su quello per evitare che chiunque noi si elega arriva lì e poveraccio non saprà che fare, perché non ti inventi un mestiere, questo è quasi un mestiere. Io devo dirvi che, devo essere sincero, io ho sempre pensato che la politica non dovrebbe entrarci con l'amministrazione, è una cosa che è completamente professionale, almeno è quella che secondo me la professionalità nel fare il manager, nel organizzare, perché è un processo. La città ha dei processi, tu li puoi cominciare a capire, li puoi cominciare a organizzare, a orientare, eccetera. E tutto questo funziona molto meglio se i cittadini ti danno l'input, se c'è partecipazione. Ma devo dire che l'idea del management è importantissima, cioè la capacità poi di fare una sintesi. Dimmi tu quando ci un altro siamo. Minuto, grazie. Wow, sembravano due ore che stavo parlando. La mia proposta è: cominciamo a capire qual è il programma, come queste persone, che poi uno pensa debbano arrivare lì, le facciamo lavorare, che cosa gli diamo in mano che non le spaventi nel caso di una vittoria e quindi di una assunzione di responsabilità, e in ogni caso che diventino uno strumento. È molto semplice, se no veramente è la vecchia politica quella che a momenti ho sentito muoversi, quella di chi, lo dicevano anche adesso dopo la questione, dopo la storia di Marino, tutti chi è il prossimo sindaco, sì, ma quali sono i programmi? Ma non è tanto una questione di programmi, che tutti li sanno scrivere se pigliano quelli degli altri. Grazie. Se 5 secondi, no? È terminato. Ah, va bene, ok. Spero si sia capito più o meno. In ogni se 5 secondi, prego, perché no, ora no. Passiamo a. Vorrei che parola veramente. Chi ha già parlato? Allora, se sono 5 secondi, prego. Vorrei che veramente si lavorasse un attimo su questo, copiando, secondo me bisogna copiare spudoratamente. C'è chi certe cose le ha già fatte bene, tocca solo andare lì, chiederglielo,
e cominciare a farle a latina. Grazie. Questo è un programma, magari, non lo so. Grazie. Antonio Fragiato. Ok, adesso, adesso bisognava passare a ridare parola a chi già ha parlato. Effettivamente Claudia, tu non hai mai parlato, penso che ora puoi parlare tu. Vieni, grazie. Sono Claudia Sabatino, che l'organizzatrice del Meetup Amici di Beppe Grillo, e siamo qui stasera in due. Allora, io non ho capito in quanti siamo, comunque c'è 256 che è la maggioranza da quello che vedo, poi c'è qualcuno di Latina, il movimento, qualche esponente, e noi siamo soltanto in due. Allora, io ho letto i regolamenti che sono stati scritti, che parlano di Pomezia, poi ho letto da voi. Però io dico una cosa, cioè le regole, se vogliamo che si votano, si devono anche scrivere insieme. Allora, l'incontro con Pomezia non ci ha interpellato nessuno. Quello che è stato fatto, nessuno ci ha interpellato, noi del 29 agosto l'abbiamo saputo il 20 di ottobre, quando io ho chiamato un esponente del 356, non faccio nomi perché lo dirà lui se vuole, ma che non sapevo nemmeno che stava nel 256, perché io l'avevo lasciato a Latina in movimento. Quindi me lo sono ritrovato al 256 e abbiamo parlato con lui. Lui mi ha detto che è stato lui ad avvicinare i portavoce di Pomezia, quindi è stato lui a chiedere un intervento di Pomezia. Allora io dico, perché dobbiamo chiedere l'intervento di Pomezia quando noi abbiamo... Ma è qua dentro questa persona? Vabbè, sì, ma perché lo devo dire? Cioè, trasparenza, diciamo. Sì, devi chiamarlo, grazie. Questo non è importante, se mi fate finire di parlare. Sì, sì, parla. No, abbiamo richiamato l'attenzione, abbiamo fatto rientrare Pasquale. Allora, Pasquale, sei stato nominato, allora già siamo in cattiva fede, perché io non ho fatto il nome di nessuno, scusatemi, ma non ho fatto il nome. No, perché uno deve dire come me. Allora ascolta, non l'hai nominato, ho dato io il nome alla tua. Ok, io non l'ho nominato. No, l'ho nominato io. Perfetto, poi chi vuole andare, vai. Ho scelto di farlo rientrare. Va bene, ok, beh, può continuare, grazie. Allora, di come dicevo, le regole, se sono state scritte da un solo meetup, mi pare strano che poi debbano essere votate da quattro meetup. Allora, le regole o si scrivono in quattro e poi si votano in quattro, ma se si scrive uno solo, poi noi non è che dobbiamo collaborare con loro, cioè non stiamo collaborando tutti insieme, no, noi stiamo semplicemente votando una proposta fatta da un meetup. Ed è facile dire fate voi le vostre proposte, ma parliamoci chiaro, votare le proposte di un meetup che ha meno iscritti rispetto al 256, cioè che proposta vogliamo fare? Chi è che la vota? Perché poi è questo che bisogna essere anche... Se la proposta è giusta, scusami, l'idea va. Sì, scusate, scusate, a turno, un momento. Sì, sì, prego, prego, parla. Io ribadisco quello che ha detto Ferdi, che è organizzatore insieme a me del meetup amici di Beppe Grillo. Io ribadisco che quello che sto vedendo questa sera, visto che comunque vedo aperture da qualche parte, però ci sono aperture e subito delle chiusure, quindi a questo punto io dico la nostra votazione è completamente inutile, di regole che noi non abbiamo scritto, che ci mettete una proposta nostra, il senso qual è? Cioè non ha neanche senso che siamo qua, secondo me. Poi alla fine io mi atterrò a quello che sono le regole comunque dettate dal Movimento 5 Stelle. Per il resto non posso dire altro, e non perché non voglio aperture, anzi io sono venuta qui, se sono qui è proprio perché volevo sinceramente un'apertura di tutti, però se le regole si debbono votare tutti, le dobbiamo anche scrivere insieme, e a me sembra che le regole non sono state scritte insieme. Quindi la tua proposta è quella di riscriverle? Assolutamente sì, se io non sono contrario a questa cosa, però le regole vanno scritte insieme e si vota insieme. Se sono scritte da uno, cioè non è più democrazia, perché io devo votare quello che ha scritto un'altra persona e dire se mi sta bene oppure no, e non lo ritengo giusto, non lo ritengo democratico. Grazie. Dario.
Scusa Claudio, ma questa è scritta anche al Meetup 506, certo. Da quanto? Dal 2011 o 12. E non hai mai visto i vari meetup lanciati in merito a questo discorso del di scrivere il regolamento? No, e guarda, del 29 agosto l'ho letto sul giornale, quindi... Ma... allora vedi un attimo le tue mail, perché evidentemente non ti raggiungono... Evidentemente non mi raggiungono. Non mi avete mica chiamato per scrivere. No, non è che chiamiamo a casa uno a uno, mettiamo sul meetup. No, però non sono stata avvisata. L'incontro e chi vuole partecipa, come si è sempre fatto. Va bene, grazie. Dario, cosa? Tu? Ok. Allora, volevo un attimo rispondere alla signora Sabatino. Sì. Allora, è stato letto il regolamento di Pomezia perché c'è stato un convegno da Prati di Coppola ed erano stati invitati due rappresentanti del comune di Pomezia, due consiglieri, e in cui ci avevano portato la prima proposta. Poi la seconda proposta che ha letto Gaetano, e la prima è stata letta da Lupi, la seconda proposta che ha letto Gaetano era stata scritta da tutti e due i movimenti. Adesso se siamo contenti, almeno io personalmente sono contento, non rappresento nessuno, solo me stesso. Allora, se lei si aggiunge e vuole contribuire, come no, perché no? Non c'è nessuna esclusione qui, perché questa giornata di oggi penso che sia inclusiva e non esclusiva. Però, ecco, per quanto riguarda Ferdinando, che ha parlato della segretaria, una segretaria lavora, si fa un bel lavoro, insomma, ecco. E quindi penso che non, siccome non rappresenta una parte politica, non è rappresentante di niente, è solo un lavoro, per cui è buon gusto, direi, no, buona educazione, va, è una buona educazione non citarla perché è solamente un'attività lavorativa, grazie. Non ho parlato, no, per cortesia, dai, non hai terminato il tempo, se vuoi parlare. No, no, ok, grazie. Francesco, Serra, grazie. Prima donna. La mia aveva dimenticato il secondo punto, io ho dimenticato pure il primo, perché volevo intervenire mezz'ora fa. Diciamo un po' circa gli ultimi interventi. Qui nessuno di noi può rappresentare un metà. Ognuno rappresenta se stesso. Se stesso. Almeno che non abbia fatto un tavolo specifico nel suo gruppo e sia stato deciso a maggioranza di dici vai tu un attimo a rappresentarci, ognuno rappresenta se stesso. Io, al contrario di qualcuno, sapevo delle riunioni, sapevo dei passi avanti perché mi vado a vedere, è tutto pubblico, vai lì se vuoi te lo vedi. Poi non è proprio tanto giusto dice ah, ma io non lo sapevo, sta scritto là. Ciò nonostante che sapevo tutto, ho proposto una piccola variazione circa il tema dei voti, per cui non si può adesso venire a dire il lavoro che avete fatto in due mesi io non c'ero e dovete ricominciare. Tu non c'eri, voti uno, non ti piace, mi dispiace, come non piace a me voterò contrario, voterò sì. Non è questo il problema, ognuno vale uno, ricordiamoci sempre questo. Volevo ricordare un attimo all'amico che conosco da un po', che mi so dire, Ferdi. Ferdi, l'unico tuo è tutte le ragioni della terra. Un solo piccolo appunto, come vedi qua, evitiamo il dialogo a due di intervenire. Abbiamo dei tempi a cui ognuno può rispondere, dire quello che vuole, mi sembra più democrazia che così non esista. Sempre a proposito di ciò, a proposito anche volevo rispondere al dubbio di Ferdinando sugli RSVP, che io non so che significa, però mi piace la sigla. Allora, io ultimamente, e forse c'è anche chi può testimoniare, non metto neanche più che parteciperò. Io credo che a questo incontro non l'ho neanche messo che parteciperò. E da quando sono iscritto, sono 3 anni, ripeto, ho partecipato sicuramente a più di 150 incontri, onestamente, Ferdinando, onestamente, non ho mai visto che nessuno si è mai azzardato a mettere a Luigi che non c'era per dargli un punto in più. Punti inutili, perché tra parentesi io neanche mi ci segno più, a volte addirittura
a volte addirittura avviene il contrario, cioè io non mi sono segnato e l'organizer, avendomi visto, mi dà il bollino tipo banana cicchita, che a me non piace neanche. Per cui voglio dire, sul discorso chi certifica le presenze, onestamente credo che nessuno possa mai aver avuto il dubbio di una riunione che c'era uno non presente che è stato là dove è presente. E vi dirò di più, perché io non mettevo più che venivo e non sono andato, mi ha mandato in Gembo lo scappio allora terrorizzato da questa persecuzione ho deciso di non mettere più l'SRV. Sto scherzando ovviamente, Gembo, per cui credo di aver detto la mia. Se adesso decidiamo di rifare uno studio e ho finito. E ho finito, rifacciamo con tutti e quattro i meetup insieme, rilavoriamo altri due mesi, facciamo un regolamento, ci riuniamo per votarlo, arriva uno e dice grazie, ho finito, ma io non c'ero. Grazie, grazie. Ferdinando, io semplicemente volevo precisare riguardo le dove stavo Francesco. Sulla partecipazione al meetup, io non è che volevo dire che c'è chi fa il furbo e mette sì e poi non va, ho semplicemente detto che non si può garantire la presenza di chi mette, quindi voglio dire, capito, giusto per precisare. Lo garantisce l'organizzaio, scusami. No, per cortesia. Vuoi ti do parola se vuoi parlare di segno? Per quanto riguarda il mio passato, che è stato più, io lo rivendico con orgoglio, il mio passato associativo che mi ha permesso di lavorare in città, e soprattutto io credo che tirarlo in ballo oggi è semplicemente per denigrare la mia persona, anche perché sfido questa assemblea di rivederci un'altra volta e vedere come in altre regioni e province consiglieri eletti oggi del Movimento 5 Stelle hanno fatto parte in passato di partiti politici. Quindi che oggi mi si venga a fare a me il processo è voluto solo per denigrare la mia persona. Un'altra cosa che devo dire a questo punto riguarda questo, se io la mia presenza oggi qui, che sia chiaro a tutti, anche a quelle signore e a quei signori che vanno già in giro dicendo di essere già candidati al Movimento 5 Stelle, questa è un'altra storiella, favola che si sente in giro, volevo dire che la mia presenza oggi qui non è quella che mi devo candidare per forza, ma non è nemmeno quella di passare da un'assemblea che giudica il mio passato e la mia persona, perché se io devo essere giudicato o mi devono essere chiuse le porte per il mio passato, allora a quel punto il Movimento 5 Stelle di Battista e Pico, che io ho avuto modo di conoscere sia quando abbiamo fatto l'ultima a Roma, diciamo noi, che alle mail che ho avuto modo di scriverle, mi hanno detto: Ferdinando, semplicemente c'è un regolamento dove dice che tu non devi avere riportato alcuna sentenza o provvedimenti, quindi essere indagato, e non devi nell'attuale possedere tessere di partito. Allora a quel punto seguiamo questo qui e mi candido. Grazie. Oh, ecco il primo nome, vai. Scrivi. Dunque, Alessandra, io mi ricordo molto bene che avevi richiesto di terminare la lista per cortesia delle persone che già hanno parlato. Per cortesia, comunque ci sono anche gli altri che vogliono parlare, io mi sto... Vabbè, proseguiamo con l'ordine, Michela, vieni, cerchiamo di spingere un po' gli interventi, sì. Vuoi fare... Sì, comunicazione di servizio, allora, comunicazione di servizio, siccome qua siamo attivisti, e quindi noi organizziamo anche le cose, purtroppo, quindi ci mettiamo tempo, ma ci mettiamo anche i soldi, perché purtroppo questa sala ha un costo, se ne caricheranno tutte le persone che hanno organizzato, però è ben certo il contributo da tutti i presenti,
Quindi questo è un pistolotto, come vedete suona perché ci sono tutti cucci dentro. E quindi alla fine chi vorrà lasciare un euro da me. Grazie, grazie. Grazie Michele. Possiamo fare 5 ore a chi parla. E adesso Giambo, Gianluca. Scusate, cerchiamo di un attimo di ascoltare un po' tutti con dovuto silenzio e rispetto per tutti quanti. Allora, sono state dette tante cose e tante cose sono importanti per noi e possono aiutare a crescere e a trovare una soluzione. Però io invito tutti, allora, se si va avanti con il rancore, come ho detto qualcuno, qui non riusciremo a fare proprio niente. Se cominciamo a dire no, tu sei del 256 e mi hai provocato, cosa significa? Che quella persona del 256 rappresenta tutto il 256? No, quella persona forse anche stupidamente ha parlato per se stessa, ha parlato per se stessa. Non è perché fa parte del 256, ci si può permettere, o di qualche altro meetup, ci si può permettere di pensare che tutto il gruppo di cui fa parte la pensa come lui. Cioè, se non usciamo fuori da questo schema mentale, io preferisco che alla fine la lista non venga proprio fatta. Onestamente, lo dico chiaramente, perché se io devo pensare che riusciamo, invece di eleggere una squadra affiatata, eleggiamo delle iene, queste iene, oltre a non rappresentarci come si deve, distruggeranno il movimento, perché ovviamente diranno quelli sono stati selezionati dai meetup di Latina. Poi un'altra cosa, questo rancore che alcuni hanno voluto sottolineare, il 256 è stato nel bene e nel male il primo meetup di Latina, è stato il primo, e ha avuto l'onere e l'onore di selezionare delle persone per le amministrative. Non è stato eletto nessuno perché ancora il movimento non lo conosceva nessuno. Poi lo staff nazionale ha deciso che potevano essere eletti alle parlamentari delle persone che venivano dalle liste, solo dalle liste certificate. Quello era il primo paletto. Tutti gli iscritti all'epoca del portale nazionale hanno eletto gli ex tre portavoci, non il 256. Quindi anche questo cerchiamo di toglierlo, perché molta gente che vuole usare queste chiavi per infangare, provocare, offendere cioè le persone, non conoscono assolutamente come funziona il Movimento 5 Stelle allora, perché questi extra portavoce sono stati eletti sul portale nazionale, quindi la colpa è di tutto il portale nazionale, colpa tra virgolette poi. Quindi voglio ritornare qua, vogliamo dare un senso a questa bella assemblea, perché secondo me ognuno di noi è prezioso. La signora Sabba ha detto secondo me una cosa comunque giusta, che poi si sia o non si sia accorta della calendarizzazione, pur essendo iscritta al 256, siamo esseri umani, non è che uno può stare sempre appresso a leggere il mail, poi magari non è arrivata o è andata nello spam, per dire, cioè, la seconda proposta è stata emendata da due meetup sui quattro che ci sono attualmente alla Latina, ma ciò non esclude che magari alla Latina tra una settimana ne nascono altri sei, di cui uno magari è riconducibile alla famiglia Cianelli o alla famiglia e allora dovremmo convocare anche loro, perché se vogliamo essere democratici, se uno della famiglia Cianelli non è indagato, non è condannato, ma purtroppo è nato nella famiglia sbagliata, ma vuole aprirsi un meetup, glielo possiamo impedire? No, se siamo democratici non glielo possiamo impedire, quindi dobbiamo coinvolgere anche loro. Dovremmo coinvolgere anche loro. Quindi dobbiamo cercare di partire da qualche. Dobbiamo partire da qualche cosa. Allora, io la mia proposta ce l'ho. Siamo un'assemblea, secondo me legittimata, perché nessuno rappresenta proprio meetup. Noi qui non siamo 256. Per me va votato. Posso sintetizzare? Sintetizzo solo una cosa. Oggi secondo me va votato qualche cosa, perché altrimenti questa assemblea non avrebbe senso. E secondo me tre sono le proposte. La prima è quella di Pomezia, la seconda quella che è emendata che non mi trova d'accordo, e la terza è rifare un altro incontro con tutti quelli e dare la massima
comunicazione a tutti i meetup di Latina e partendo e si parte dalla proposta di commessa e vediamo cosa esce. Quindi ci sono tre opzioni, in modo tale che coinvolga tutti quanti, nessuno potrà dire no, voi siete stati dei gerarchi, dei dittatori. Grazie. Ottimo. Grazie.